Un mezzo saluto è opera dovuta, credo che sia proprio il finale degno di una edizione straordinaria, ma senza enfasi, di questo festival letterario nazionale, mi piace sottolineare ormai nazionale, che si chiama Libri nel Borgo Antico, che nasce appunto 12 anni fa a Bisceglie, e in questa edizione fantastica è stata caratterizzata questa manifestazione da circa 130 autori, grandi film, personaggi straordinari che sono intervenuti da ogni parte d'Italia. Sarebbe lungo nominarli tutti, però voglio dire, devo fare un ringraziamento, lo devo fare subito, senza enfasi, anzi vado subito a trovarlo. Vorrei che anche gli amici a casa che ci seguono in questo momento, in tutta Italia, potessero apprezzare il genio di quest'uomo qui che si chiama Sergio Silvestris. Buonasera, grazie. Buonasera. 12 anni sono volati, insomma, festival letterario nazionale di grande importanza, insomma, c'è una ricetta magica. Come si arriva a questo successo? No, nessuna ricetta magica, tanto impegno e tanti autori che hanno scelto di raccontare le loro storie, a conversare sui loro libri, e loro fatto in una cornice piacevolissima come quella del centro storico di Bisceglie, con la grande novità di quest'anno, che è quella anche di proseguire il festival quest'oggi all'interno dell'Opera Donum Universo Salute, in un contesto e in un clima completamente diverso, iniziato da una riflessione su Don Pasquale Uva. Quindi una grande festa della cultura e della lettura in un piacevole borgo medievale del sud affacciato sull'Adriatico, una cosa che ha davvero coinvolto tutti quanti noi e quanti ci hanno raggiunto per questi 4 giorni. Abbiamo seguito un servizio sul TG2 proprio qualche ora fa che ha sottolineato il successo di questa manifestazione a livello nazionale. La cosa che mi è piaciuta di più è che l'organizzatore da domani sarà già al lavoro per l'edizione numero 13. Sarà al lavoro, diciamo, in farmacia. Sergio Silvestris, grazie. Vado subito, prima di presentarvi gli ospiti che sono qui questa sera, approfittando della presenza delle telecamere, a salutare le partnership che hanno caratterizzato questa manifestazione, in particolare questo gran finale presso Universo Salute Opera Donum, la Fondazione Sega, il Polo Museale Diocesano di Trani, rappresentato dal Cavalier Natalino Pagano. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Come nasce questa partnership? Questa partnership nasce, in realtà è stata un po' consolidata, ufficializzata quest'anno, però la Fondazione ha sempre guardato con una grande attenzione questa rassegna nazionale di libri nel Borgo Antico, ancora di più perché in realtà non è certo una rassegna da poter delimitare, contenere solo nella città di Bisceglie. Pertanto siamo stati onorati di poter aprire questa rassegna proprio nella città di Trani, in Piazza Duomo. Benissimo, anticipo soltanto, lo faccio a beneficio naturalmente di chi osserverà questa produzione televisiva nell'arco dei prossimi giorni. C'è un grande appuntamento a conclusione di un altro importante calendario stagionale, che è quello del Fuori Museo di Trani, un altro importante programma di carattere nazionale. Ci sarà il Premio Nazionale Donum, la prima edizione, Piazza Duomo Trani, la sabato 11 settembre alle ore 21. Natalino Pagano, grazie a Fondazione Sega, un saluto anche da Universo Salute e Opera Donum, rappresentata tra gli altri questa sera dal direttore amministrativo affari generali Marcello Paronelli. Buonasera, prego, ci dia un saluto veloce alla... Buonasera, grazie di partecipare a questa bellissima serata che segna, come è stato già ricordato, un'evoluzione positiva, e crediamo che l'anno prossimo con Sergio e con Libri nel Borgo Antico cercheremo di fare anche qualcosa di più di collaborazione. Grazie. Perfetto, grazie. Vado immediatamente, perché poi il momento dei nostri qui da presentare, presenterà la città, naturalmente, di Bisceglie, una città che è cresciuta moltissimo in questi ultimi anni sul piano sociale e culturale, già una città abbastanza poverita in tal senso, ma adesso vero sindaco Angelo Antonio Angarano ha raggiunto, sta raggiungendo un premio che è il caso pochissimo, ma siamo a beneficio di telecamera, dall'altra telecamera, ok? Allora, un suo saluto veloce e poi passiamo al vivo di questa sera. Sì, un caro saluto e affettuoso a tutti quanti, complimenti all'organizzazione di Libri nel Borgo Antico, perché le aspettative quest'anno erano
altissime, sono state rispettate appieno. Un'estate meravigliosa, iniziata con l'ospitata del premio Strega, dei finalisti del premio Strega, proseguita con la comunicazione del riconoscimento della doppia bandiera blu. Un'estate ricca di eventi culturali, di cui il Borgo Antico è la gemma assoluta, ma un'estate che è riuscita a coniugare non soltanto gli aspetti culturali e di partecipazione dell'intera cittadinanza, ma anche quelli che sono gli aspetti collegati, quelli del turismo soprattutto e dell'accoglienza, gli alberghi pieni, i nostri locali commerciali che hanno lavorato tantissimo, hanno rappresentato quindi un giusto equilibrio tra la rinascita culturale e la ripartenza economica. Un sindaco non può certamente volere altro. Perfetto, grazie Angelo Antonio Alcarano, grazie alla città di Bisseglie. Vado subito a presentarvi. Allora, ciò che fosse ancora la necessità, gli ospiti, permettete però che io cominci, il professore, se lei è d'accordo. Qui al centro noi abbiamo parlato sempre spesso di Opera do Lume, abbiamo in questi ultimi anni specialmente se ne è parlato tanto sulle cronache, c'è una costante. Quando si parla di fondazione dell'opera, si parla dell'opera, ma si parla anche di fondazione della congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, cioè nel 1922, pensate, 99 anni fa, 8 giovani fanciulle seguivano Don Pasquale Ua, fondatore di tutto quello che vedete qui questa sera, che amici che ci seguono a casa attraverso le immagini che scorrono in questo momento sul teleschermo, e a fianco appunto del fondatore Don Pasquale Ua c'erano 8 giovani donne, erano le prime Ancelle della Divina Provvidenza, questa sera rappresentate qui a Libri del Borgo Antico, serata finale da Suor Anna Teresa Valentini. Mi fa molto piacere, per me è sempre stato un maestro, lui lo sa che lo considero tale, scrittore, professore, giornalista, insomma ieri sera però l'ho vista in abiti abbastanza stravaganti per la presentazione del suo ultimo libro, evidentemente era il caso di farlo, La leggenda di Fiore, Marcello Veneziani. E naturalmente quando si parla di nuovo corso, quando si parla di rinascita dell'Opera do Nuva, del voltar pagina, della lucida follia che ha caratterizzato questi primi anni di storia della rinascita appunto di quella che è l'Opera do Nuva, c'è una firma in particolare, che non perché ormai sono unito da profonda amicizia a quest'uomo qui, però devo dire la verità, è una persona straordinaria, si chiama Paolo Telesforo ed è l'amministratore delegato di Universo Salute, ma forse sarebbe riduttivo perché è colui che, dicono le cronache, enfasi a parte, pensate, quelle che erano, parlo del, adesso vado un po' a memoria, al primo gennaio del 2017 il MISE elencava circa 200 aziende che ormai erano all'ombra del declino, e di lì a poco ben 150.000 lavoratori sono andati a casa. Casa Divina Provvidenza, come si chiamava allora, oggi Universo Salute, era tra quelle. Lo sapete benissimo, qui sono presenti autorità, sono presenti tanti cittadini, qui a parte l'Opera do Nuva, a parte l'opera meritoria di un grande uomo che era Don Pasquale Ua, però c'era anche questa grande importanza economica e voglio dire anche come bacino occupazionale. Sappiamo tutti come è andata a finire, la roulette ha girato, la ruota si è fermata su un numero particolare che è stato quello, dottor Telesforo, poi di Universo Salute. C'erano altre possibilità, io ricordo per esempio quella degli arabi, ma io vorrei cominciare un attimo da lei, dottor Telesforo. È iniziata questa storia con una lucida follia, è iniziata nel 1922 quando dicevano di Don Pasquale Ua che voleva fare cose un po' troppo campate in aria, insomma, soprattutto per l'epoca, perché già nel 1922 l'Italia era un paese profondamente in crisi. Poi, come diceva Pico, la storia si ripete, ci sono ricorsi e ricorsi, e siamo arrivati poi all'ultimo decennio che Casa Divina Provvidenza ha attraversato questo momento assai buio, poi è arrivato lei. Ma detta così sembra molto semplice, in realtà ci sono state molte tribolazioni prima di arrivare. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Bene, sì, è vero. Io sono entrato qui il primo ottobre del 2017, forse molti se lo ricorderanno, però prima di iniziare brevemente questa storia, voi permettetemi di ringraziare
prima di tutto Sergio Silvestri, che è un uomo fantastico, eccezionale. È stata una delle prime persone che io ho conosciuto e siamo subito entrati in un feeling perché avevamo, diciamo, la stessa passione, forse lo stesso entusiasmo, lui sicuramente molto, ma molto più di me. Ed è stato bravissimo, anche perché ci lega il fatto che comunque abbiamo forse dei geni in comune. Io ho mia sorella che è farmacista, ho mio padre che è stato farmacista, mio nonno che è stato farmacista, peraltro è stato per 25 anni presidente dell'ordine dei farmacisti. C'è questa consonanza con tutta la famiglia Silvestris poi, e questa è una cosa che mi fa enormemente piacere e che mi ha aiutato molto in questo momento. Così come vorrei ringraziare tutti quanti voi per il rapporto che mi avete portato, e in particolare anche, concedetemelo, il Cavalier Pagano, col quale stiamo collaborando insieme e proficuamente. Stiamo portando avanti delle iniziative che sicuramente saranno un bene anche per la città. Voi permettetemi, vorrei nominarvi tutti, non lo posso fare, permettetemi solo di salutare in maniera particolare, posso dirlo, il mio sindaco Angelo Antonio Garano. È veramente una persona straordinaria, che viene apprezzata ancora di più, perché io vengo da Foggia, dove purtroppo ci sono delle cose non belle, per cui, diciamo, adesso siamo in una fase critica della nostra storia di Foggia, una storia che chiaramente ha dato tanto, una città che ha dato tanto e ha ricevuto tanto e oggi si trova in estrema difficoltà. Ora io spero che si superi queste difficoltà. Ad Angelo Antonio Angarano è stato sempre una persona a noi vicino, io lo ricorderò per tante cose, non ci ha mai abbandonato, così come devo dire che tutti gli altri sindaci, da Francesco Spina a Vittorio Fata, sono stati sempre vicino, hanno capito che il Dolua era una cosa di questa città e l'hanno amato profondamente. Io ricordo come c'è stato vicino Angelo Antonio Angarano quando c'è stato il periodo pandemico. Telefonava ogni giorno, quasi ogni giorno, al nostro direttore sanitario Vincenzo Covieri per sapere come andavano le cose. E sicuramente noi siamo estremamente grati a te, sindaco, per tutto quello che hai fatto e che sicuramente farai per tutti quanti noi, per la città di Bicelli, che ami profondamente. Ecco, detto questo, diciamo, io la mia avventura inizia il 1° di ottobre del 2017. Vi dico che ero profondamente spaventato di quello che dovevo affrontare. Abbiamo iniziato in quella basilica, la Basilica di San Giuseppe, qualcuno se lo ricorderà quella giornata perché era presente, erano presenti tutte le autorità civili, amministrative, religiose, eccetera. E io dissi una cosa, ogni tanto però vi dico la verità, quando sono giù di morale la vado a rivedere su YouTube questo mio intervento. Allora chiesi a tutti quanti, se guardate, io da solo non ce l'ho fatta mai, se voi mi state vicino, e allora forse riusciremo a fare qualche cosa e forse riusciremo a risollevare tutto. E chiesi anche l'aiuto profondo delle ancelle della Divina Provvidenza. Sono state loro che mi sono stati vicini e che mi hanno dato conforto nei momenti più difficili e sono stato felicissimo di questo. Poi, chiaramente, il giorno dopo ci siamo riuniti con tutto il top management, un top management straordinario che aveva voglia di riscatto, che voleva chiaramente voleva riportare agli antichi fasti l'opera di Don Uva, e abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo cominciato a condividere un certo progetto. È stata una cosa meravigliosa, ve lo dico, perché abbiamo ragionato su quello che poteva essere il futuro del Don Uva. Io sono stato fortunato perché ho avuto un top management che è stato all'altezza, tutti gli operatori sanitari, medici, psicologi, assistenti sociali, tutti ad altissimo livello. Ci siamo messi insieme e abbiamo detto, guardate, ce la dobbiamo fare. E loro mi hanno dato il coraggio che viene da quell'insegnamento del Don Uva, che è l'insegnamento di Don Uva, e credere nei propri sogni. Questo è importante. Il futuro poi si costruisce di colui che vede la bellezza dei propri sogni. Detto così sembra tutto facile, lo dissi a quella prima riunione. Però poi bisogna avere la determinazione, la forza, la tenacia, il coraggio di andare avanti. Noi siamo andati
avanti in questa maniera, avendo un progetto comune. In ogni caso ne parleremo chiaramente di questo progetto, che era chiaramente, si doveva adeguare ai tempi, e siamo andati avanti. Ho avuto anche una giornata meravigliosa, lo ricorderò sempre, che sarà sempre nel mio cuore, ed è quella del 20 gennaio del 2018, quando il nostro direttore economico finanziario ci portò i conti del primo trimestre. Fu una giornata meravigliosa, ci stringemmo tutti quanti, il top management, ci stringemmo attorno e capimmo che effettivamente ce la potevamo fare. Andavamo via con un buon utile, con un piccolo utile, però andavamo avanti. Il 2018 vi dico che è stato buono, il 2019, pure il 2020, che è stato un anno critico anche per noi, anche questo. Il risultato, un'azienda si regge perché deve fare comunque degli utili. Voi lo sapete bene. Allora, questo è stato il mio insegnamento, l'insegnamento che è venuto dalla mia famiglia. Bisognava fare degli utili, noi siamo riusciti a fare degli utili, e siamo riusciti a fare non grandi utili, all'incirca sul 3% di quello che era i ricavi dell'anno, però abbiamo cercato di mettere da parte questo gruzzo per poi investirlo, per migliorare la struttura, e questo stiamo facendo, e diciamo siamo pronti, dovremmo essere pronti a festeggiare nella maniera degna i 100 anni dell'opera d'Uva, e questo ci riempie di orgoglio, di forza, di entusiasmo. Io ringrazio veramente tutti quelli che mi sono stati vicini, e sono tanti, pure nel caso. Grazie, grazie al Ricordiamo questo argomento, in particolare però abbiamo detto di questo momento difficile, di questi ultimi 10 anni, Suor Anna Teresa. Diciamo che però adesso torniamo un po' a parlare, ripartiamo da 99 anni fa, però in maniera un po' più sintetica, perché ho detto prima, diciamo, la componente femminile, no? Oggi c'è una rivalutazione, ma all'epoca, no? Non c'era questa grande promozione. Assolutamente no, però il padre, siccome è stato un grande per le sue intuizioni, quindi aveva ben capito che la donna per lui era di ponderare importanza, perché senza le suore lui non avrebbe potuto fare tutto quello che ha fatto. Lui è stato l'architetto di quest'opera, ma le braccia e le gambe sono state le suore, e permettetemi, lo sono ancora, anche se qui in condizioni ridotte per vari motivi che ora abbiamo così sfiorato, però lo spirito e la missione di Don Uva continua oltreoceano, in Argentina. Abbiamo delle suore giovani meravigliose che anche loro sono state toccate nell'animo dal profondo del carisma di Don Uva. Il carisma che è quello poi del Caritas Christi Urget Nos, la carità ci spinge alla redenzione delle anime, che quello era uno dei basamenti, no? Perché era un abbandono alla totale, alla Divina Provvidenza. La dignità dell'uomo soprattutto, dove lui ha fondato tutta, si può dire, la sua vita. E poi è la glorificazione di Dio, perché lui diceva sempre: noi sì, è vero, dobbiamo accogliere i malati, dobbiamo vestirli, dobbiamo curarli, ma dobbiamo anche cercare di elevare quelle che sono le loro sofferenze per loro e per la società tutta. Tutto quello che si faceva, le suore, posso dirlo leggendo, perdonatemi se faccio riferimento ad alcuni appunti, ma che sono scritti da, per chi lo conosce, da Guglielmo Felsani, e che lui diceva proprio delle suore, no? Sono esse, perché quando dicevano, tutto ciò che si fa per la gloria di Dio, non certo per ricevere un premio Nobel, cioè per questo noi siamo stati create e per questo siamo state chiamate. E diceva Felsani, era un neuropsichiatra che ha scritto molto sulla casa, scopo della nostra casa è sì dare ai malati, sfamarli, curarli, queste sono parole di Don Uva, del nostro fondatore, curarli, riscattarli entro i limiti segnati dalla scienza e reinserirli nella società. Ecco la dignità che viene fuori.
ma anche e soprattutto trasformare questi dolori e queste miserie in canto di accettazione e di lode a Dio, renderli tesori meritori per gli ammalati stessi e per la società tutta. E in merito a questo leggiamo su Felsani, riferito alle suore: sono esse che nel sacrificio e nella fecondità della loro virginale immolazione hanno creato con immensa fede ed amore questa grande opera, che nel lavoro, nel silenzio e nella preghiera trasformano una casa di dolore in casa di pace e su tutte le miserie umane stendono benefiche proprie delle mani materne della provvidenza divina. Questo è il nostro fine ultimo. Quindi ecco perché dico ancora che il padre senza le suore, senza le ancelle, non avrebbe potuto far nascere, cioè più che altro portare avanti un'opera così grande. Lui dice: io ho bisogno di cuori di madre, ho bisogno di che amino questi fanciulli, perché non è stato facile per la costituire la congregazione, fondare una congregazione, perché lui per un anno intero, per tutto il 1921, è andato in giro in cerca, bussando a varie porte di vari istituti e congregazioni religiose, alla ricerca di suore che venissero incontro a lui e alla cura di questi malati, perché sì, si dovevano curare, si dovevano... Poi era nascente l'opera, quindi lui aveva bisogno di tutto, ma ha trovato per un anno intero ostacoli e dinieghi, quindi capì che lui doveva fondarla una congregazione, ma era una congregazione perché altro pure per formare le suore all'altezza della sua opera, perché era un'opera particolare, perché stare a contatto con i, perdonatemi l'espressione, deficienti non è facile. Qui ci sono i medici e possono dirlo, perché sono dei pazienti particolari, sono capricciosi, questo lo diceva anche il padre, sono capricciosi, sono turbolenti, violenti, non sanno mai dire dove c'hanno il male. Certo, questi sono quelli gravi, però poi abbiamo avuto anche dei ragazzi formidabili che sono stati qui formati anche al lavoro. Suor Teresa, la ringrazio, ha toccato in questo momento un argomento che poi mi piace stare sul pezzo, eccetera. Quando si parla di questi ragazzi, io qua ho il coordinatore delle direzioni sanitarie di Universo Salute Operatore Umano, sono per motivi tecnici, il dottor Coviello potrebbe venire qui un attimo da me per una battuta veloce, intanto che il dottor Coviello mi raggiunge. Volevo dare un saluto a proposito di libri, grazie, è sulla centrale, perdonate le spalle, a proposito di libri alla professoressa Rosa Leuci, che è presidente del circolo dei lettori, che in questi ultimi tempi ha impreziosito l'Universo Salute anche della sua collaborazione preziosa, soprattutto in questa biblioteca che ha un nome straordinario, si chiama Isola che non c'è, che significa tante cose. Grazie Rosa Leuci, un applauso per lei. Vincenzo Coviello è il coordinatore delle direzioni sanitarie dell'Opera Doruma. Questi ragazzi, come seguire questi ragazzi, come diceva poco fa suora Anna Teresa Valentini, lei che lo ha fatto per tanti anni? Per 30 anni. È estremamente difficile perché sono pazienti particolari, sono pazienti del tutto diversi da quelli che si studiano sui libri e che si incontrano negli ospedali normali, quindi sono pazienti che hanno bisogno di tutto, che devono essere, i cui sintomi devono essere estrapolati dai medici, dagli infermieri, dagli OS, per poter arrivare alle loro esigenze. Quello che dice suor Maria Anna Teresa è giustissimo soprattutto quello che ha detto nei confronti dell'importanza delle suore nell'istituto ortofrenico soprattutto e dell'importanza della donna nell'istituto ortofrenico, cosa che in pratica è un valore aggiunto, un valore moderno dell'aspetto relativamente alle donne. Grazie dottor Coviello. Marcello Veneziano.
Spesso si è parlato, l'idea era quella del villaggio post-manicomiale, si è parlato di equilibri anche abbastanza datati, ma pur sempre attuali, di questo progetto però rimasto un po' sulla carta di Don Pasquale Luma. La domanda che però voglio farti, tu che sei uno storico profondo conoscitore di quest'opera, della sua genesi, della sua crescita, dei suoi vari momenti, quanto è vero che il legislatore Pasaglia in questo caso non ha tenuto conto della unicità, delle caratteristiche di quella che allora si chiamava Casa Divina Provvidenza? Ma io credo che ci sia stato un po' un problema di miopia nei confronti dell'opera di Don Pasquale Uva, perché non solo non si è valutato fino a fondo il lascito di quest'opera, cioè la concretezza della realizzazione grandiosa che ha fatto Don Pasquale Uva, ma non si sono considerati altri due fattori fondamentali. Uno, che cos'era la situazione dei malati di mente prima che arrivasse Don Pasquale Uva? Che cos'era il Sud in quel tempo quando Don Pasquale Uva partì con la sua opera di carità? E quindi non si è considerata la grandezza, anche la caparbietà, la capacità di sfidare davvero l'impossibile per realizzare questa grande opera. E quindi non si è capito né il paragone con ciò che c'era prima, cioè nulla, la devastazione, i malati per strada che non avevano un luogo dove andare, né si è compresa la capacità profetica di Don Pasquale Uva di lasciare un messaggio e anche una proposta concreta per fuoriuscire dalla dimensione manicomiale e far nascere quello che appunto tu hai citato, i villaggi post-manicomiali, cioè un luogo intermedio tra la società civile aperta e l'ospedale psichiatrico, perché Don Uva, che era molto realista, aveva un senso della concretezza, riteneva che sarebbe stata follia mettere per strada improvvisamente i malati di mente. Occorreva una struttura intermedia che avrebbe dovuto in qualche modo prepararli nei casi positivi alla vita fuori e in ogni caso sostenerli, proteggerli in una struttura che appunto era una struttura post-manicomiale. Quindi l'opera di Don Pasquale Uva va considerata sotto tre punti di vista. Dal punto di vista storico, che cosa è stato Don Pasquale Uva rispetto al meridionalismo? Cioè mentre grandi, autorevoli meridionalisti parlavano astrattamente del riscatto del Sud, un sacerdote venuto dalla terra, dalla campagna, concretamente faceva qualcosa per il Sud. Altri teorizzavano ideologie dello sviluppo e dell'emancipazione, Don Pasquale Uva faceva opere di carità che realmente incidevano nella vita di centinaia di persone. Quindi ciò che è stato rispetto al meridione. Secondo luogo, riuscire dal nulla a realizzare questo piccolo impero della pietà, come io l'ho chiamato in altre occasioni, cioè riuscire a costruire in cinque tipi diverse delle realtà ospedaliere così importanti, è un'opera significativa, straordinaria, che non ha credo precedenti nel Sud, che è davvero unica da questo punto di vista, che si può paragonare soltanto a Cottolengo per la grandiosità del progetto. E poi, ripeto ancora, il terzo motivo che è rimasto ancora inesplorato, la capacità di riuscire a concepire una società fatta a misura del malato di mente, che attraverso l'ergoterapia, attraverso la ludoterapia, cioè attraverso la ricreazione e il lavoro, per così dire, si riescono in qualche modo a reintegrare nella società o perlomeno a vivere una vita con una dimensione umana. Quindi io credo che tutto questo sia stato dimenticato dal legislatore, perché allora il furore ideologico, la cancellazione, la convinzione che la malattia mentale non esistesse ma fosse il frutto delle contraddizioni sociali, ha prodotto poi dei mostri di cui ancora scontiamo le conseguenze. A proposito, Marcello Veneziano, a proposito di storie, quanti profili, quante testimonianze, proprio il giorno fa, direi qualche ora fa, a pochi metri da qui, è stato presentato un volume molto interessante, io ho avuto già la possibilità di leggerlo per metà, si chiama Il coraggio di essere felice, ve lo voglio soltanto ricordare per un minuto. Felice è Felice Manzarano, era uno degli ospiti, una persona che ho conosciuto straordinaria, ho conosciuto personalmente, vorrei che ce ne parlasse per un attimo però l'autrice, chi ha scritto questo libro, che si chiama Eleonora Celestino. Eleonora, puoi dire un attimo? Posso, non so, non so, non so, non so.
pochi secondi, un attimo. Buonasera, benvenuta. Come è nata questa idea velocissima di questo libro? Chi era felice? In realtà vorrei dire non chi era felice, ma chi sono e chi erano, chi sono e chi saranno tutte le persone. A me piace, benché io sono una psicologa, psicoterapeuta, mi piace non chiamarli solo pazienti, ma mi piace chiamarli prima di tutto persone che hanno una loro storia, una loro dignità. E dobbiamo considerare che l'opera Donnuva si va ad inserire all'interno delle vite di queste persone e che questa, Don Pasquale Uva, voleva che fosse prima di tutto una casa. Noi oggi qui in Universo Saluti abbiamo due realtà molto diverse tra di loro, una realtà che è una realtà di appunto pazienti che vengono qui per un breve periodo e poi dopo tornano a casa e ovviamente a questo spazio loro gli danno un senso, mentre poi ci sono persone per cui questa è la loro vita e la loro casa e dunque evidentemente a questo luogo e agli operatori danno un altro senso. Nel mio libro il filo rosso è Felice Mangiarano, che è una persona che ha vissuto 80 anni in questa struttura e quindi lui ha ripercorso quella che è la storia di Liscelli, la storia della psichiatria e della disabilità di 80 anni su 100 ed era una persona che amava raccontarsi. Accanto a Felice però io ho parlato anche di tante altre persone che erano quelli che in passato Don Pasquale chiamava deficienti, adesso hanno diciamo altri nomi, io dico sempre chiamiamole persone, e poi nel mio libro, appunto, così come diceva Marcello Veneziani, mi fa tantissimo piacere, io sono andata a prendere dai diari personali di Don Pasquale quella che era la sua intenzione. Consideriamo che la prima volta che le persone con malattia mentale entrano nel diritto nel 1978. Cioè nel 1978 la persona con malattia mentale diventa persona che ha diritto e invece da moltissimi anni prima Don Pasquale Uva l'aveva inserito come essere di diritto, quindi lungimirante. Il coraggio di essere felice, grazie. Dottor Tedesco, si fa presto a dire lucida follia, io vedo un denominatore comune, l'ho visto nella, sto leggendo la storia di un uomo che si chiamava Don Pasquale Uva, questa stessa lucida follia percorse e ricorse, poi dice la cronaca, si è riscoperta nel 2017, quando dopo notti insonni si è arrivata poi una decisione abbastanza difficile. Lei che è un imprenditore della sanità ci insegna, tra l'altro non è molto semplice andare nelle varie grandi macro strutture in questo senso, lei però ha voluto accettare la sfida. Sì, è stata una sfida, lo ripeto, estremamente difficile, anche perché dovevamo avere un progetto che doveva essere poi realizzato e dovevamo fare i conti con quello che effettivamente ci veniva. Non ci potevamo permettere nessun lusso. Allora a questo punto noi sul progetto ci abbiamo lavorato parecchio, dico tutti, con Top Manager, e abbiamo visto che effettivamente bisognava, io lo dico apertamente, che bisognava cambiare rotta. Cioè dovevamo demanicomanizzare, con un brutto termine, la struttura e lo abbiamo fatto perché le esigenze erano completamente diverse rispetto ai tempi passati, anche perché quel tram era passato, quel treno era passato e quindi non si poteva più riprendere dopo la 180, la legge 180 del 78. E allora abbiamo pensato di fare che cosa? L'esigenza che c'era era quella di tenere chiaramente di vedere, di stare vicino a tutta quella gente che effettivamente aveva bisogno perché l'allungamento della vita ci portava chiaramente a una cronicità delle malattie stesse, a nuove malattie che prima erano poco conosciute e che la gente chiedeva a noi un certo tipo di servizio perché erano anche mutate le condizioni di vita. E noi ci siamo, diciamo, avviati su questa strada e la stiamo portando avanti perché l'abbiamo discusso con la Regione. Vi confesso che lo stakeholder principale è stata la Regione e quando noi siamo andati in Regione siamo stati, io vi dico questo, che il giorno dopo, un paio di giorni dopo la mia entrata, io chiamai tutti quanti e dissi loro che effettivamente occorreva l'aiuto di tutti che doveva venire perché noi dovevamo firmare un assegno che dovevamo consegnare al presidente della giunta regionale. Io non ce la facevo da solo
e quindi c'era questo impegno, e chiesi la firma di tutti quanti, c'era anche la sua, la firma di tutti quanti, che misero su questo assegno tutti quanti la firma, però non c'era scritto una cifra, c'era solo la nostra credibilità e la nostra dignità. E questo è stato accettato, e ogni anno il presidente della giunta regionale, alla fine, quando gli porto il resoconto dell'anno, me lo fa vedere e mi dice che è contento, che comunque abbiamo onorato ancora un altro anno. Io voglio sempre onorare questo impegno perché rappresento voi tutti, questa è una cosa importante. Però devo dirvi questo, che io sono stato molto aiutato, vorrei ricordare, l'ho già ricordato, però mi piace ancora ricordarlo, tutti quelli che sono stati vicini all'opera dell'uomo, in particolare la professoressa Leuci e la professoressa De Santi, sono state bravissime perché loro ci hanno aiutato in un progetto terapeutico, nella parola che cura, che ha dato molto a questa struttura, ed è questa una cosa importante per noi, perché ha creato questa biblioteca. L'abbiamo fatto dall'inizio, se lo ricorderà la professoressa Leuci, non c'era niente, era tutto diroccato, quell'edificio che andava rifatto tutto quanto nuovamente, non c'era, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo portato avanti questo progetto che va meravigliosamente bene. Però devo dirvi anche una cosa, e mi preme dirlo con tutta la sincerità possibile, che noi siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi grazie al valore e all'aiuto che ci hanno dato il sindacato. Noi parliamo sempre male dei sindacati, ma qui sono stati splendidi, diciamo, nel domani. Io lo ricordo benissimo quando li chiamai tutti quanti e dissi: guardate, se voi volete che io vada via non c'è nessun problema, lo potete dire e vado via, però dobbiamo seguire una linea. Allora loro mi risposero, dice: guardi dottore, noi le saremo vicino, però le facciamo già una richiesta. Le facciamo una richiesta, lei non deve fare macelleria sociale, perché questa è una grande ricchezza, non solo della città di Vicenza, ma di Foggia. Cioè, io feci quella promessa e questa promessa è mantenuta, è stata mantenuta. E vi dico che loro sono stati di esempio per l'Italia intera. Di solito noi parliamo mai di sindacato, perché loro sono stati sempre vicini, ci sono vicini quando andiamo in regione, quando andiamo a rivendicare i nostri giusti, i nostri diritti. E poi diciamo che noi siamo stati vicino alla nostra amica Eleonora Celestino, che è stata bravissima, e noi siamo vicino a lei sempre, perché vogliamo sempre ricordare tutto quello che ricorda il Don Pasquale Uva. Per noi è tesoro, è oro, e quindi noi lo facciamo. Così come l'invito al convegno che si terrà il 10 settembre, dove avremo chiaramente degli ospiti importanti e dove effettivamente avremo anche il rettore dell'Almo Collegio Capranica di Roma, dove ha lavorato. Lei sta svelando alcune sorprese, poi, bene, allora mi fermo. Poi non sarebbero più sorprese, no? Però ecco, visto che lei, cioè, volevo un attimo, giusto toccate fuga, perché adesso inizia un po' la gestione del tempo, perché c'è nel gran finale, il vero gran finale, senza nulla togliere a questo, con una grande artista che sapete qual è, che ci aspetta qualche metro da qui. Noi abbiamo passato, dottor Terezzi, però, poi dopo torno naturalmente agli altri ultimi ospiti. Abbiamo passato un periodo che non è ancora passato, per la verità, che è quello della pandemia, che lo dico da cronista, perché qui potrei essere parte in causa, lo dico da osservatore, da chi l'ha vissuta naturalmente da di fuori, ma anche da di dentro di queste strutture, un periodo, per usare un eufemismo, alquanto difficile. Quanto è stato importante il ruolo degli infermieri, ma soprattutto del personale in genere, ma degli infermieri, di coloro che insomma erano in prima linea, questo avamposto, in un contesto veramente che nessuno si aspettava? Sono stati tutti bravissimi. Voi pensate che ci sono stati momenti in cui ospitavamo 100 pazienti Covid positivi, non è stato facile il lavoro. E gli infermieri, gli operatori sociosanitari, ma tutti i sanitari, dico dal primo all'ultimo, sono state delle persone eccezionali, sono state delle persone che hanno dato veramente tutto di sé, con un grande rischio, perché molti si sono ammalati di Covid. Però siamo riusciti a superare questo momento, che è stato un momento terribile. Io sarò sempre grato a loro per quello che loro hanno fatto, ma loro lo sanno benissimo che io sono vicino a loro, perché che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto all'inizio, quando siamo entrati, io chiesi al Nolasco, dico: ma come dobbiamo fare per stare vicino a loro, per capire le loro esigenze? Cioè, e allora ci inventammo questo, grazie anche ai media, ci siamo inventati Facebook, il colloquio con Facebook, WhatsApp. Io ho dato il mio numero di telefono a tutti quanti, tutti hanno il mio numero di telefono.
di telefono, tutti possono mandarmi un messaggio, tutti possono effettivamente chiedermi quello che vogliono, senza filtro. Io la sera, devo dire la verità, dedico 2-3 ore della mia giornata a rispondere a tutti questi messaggi che mi arrivano, però io entro in contatto perché a me piace questo tipo di rapporto. Deve essere un rapporto, perché noi siamo una grande squadra, ma siamo anche una grande, grandissima famiglia. Grazie a tutti. Suor Lorenza, abbiamo parlato di contesti difficili, periodi difficili, ma soprattutto abbiamo parlato di dignità della persona. Diciamo, dove nasce un po' la centralità della persona, la dignità della persona, comincia un po' il vostro ruolo determinante nella storia di quest'opera. Sì, faccio riferimento alla dottoressa Eleonora, qui parlava di Mangiarano. Mangiarano è venuto qui che aveva 9 anni e non sapeva leggere e scrivere. Quindi, come lui e come tanti, tanti, tanti altri, se non tutti, anche perché in quei tempi, no, nel 21, c'era l'analfabetizzazione di al 40-50%, soprattutto nel meridione. Immaginiamoci poi dei soggetti o delle persone con grossi e pesanti handicap, quindi non sapevano, certamente, non erano istruiti, non erano alfabetizzati. E come lui ce ne sono stati tantissimi. E, però poi con la venuta all'interno dell'istituto, dove il padre lungimirante, quel gigante che era, che ha subito pensato a laboratori di falegnameria, laboratorio di calzoleria, orologeria, colonia agricola, cioè ha pensato a tutto e ha pensato alle scuole. E chi erano gli insegnanti delle scuole? Noi qui stiamo in un ambito dove ha avuto questo inizio, proprio della scuola. Venivano qui, mi dispiace che non abbiamo potuto proiettare delle foto che possono, ecco, testimoniare, testimoniare ciò che sto dicendo. E ha pensato subito di mandare a scuola, cioè per le suore, che erano loro le insegnanti. Quindi questi laboratori artigianali hanno dato il via a quello che era l'integrazione della persona, perché lui proprio questo ci teneva. Non sono un ammasso di carne, io non voglio un istituto caritativo con un ammasso inerme di carne, ma voglio un istituto all'avanguardia. E per questo lui ha chiamato i migliori professori, sia per quanto riguardava il come fare, perché lì non è che c'era anche tanti di esperienza, e lui soprattutto, ecco, quello che voleva che queste persone fossero, per quanto possibile, perché non è che tutti avevano lo stesso livello di gravità della malattia, fossero reinserite nella società. E ce ne sta una sfilza, ma è un enorme numero. Posso farne il nome di qualcuno? Ce n'è uno che oggi è dipendente del Universo Salute, è a Foggia, si chiama Maurizio, e fa l'elettricista ed è dipendente. Lui da piccolo è venuto qui, non sapeva neanche camminare, però poi oggi vedete che cosa ci sta. Questo, con l'aiuto dei suoi insegnamenti, della sua vita, è quello che ha lasciato a noi come eredità. Lui, come tanti altri, ce ne stanno Surdo, che ha imparato il mestiere di tipografo e fa il tipografo a Milano, si è fatto su famiglia. C'è stato un ragazzo fino a qualche anno fa, Graziano, anche lui tipografo, che veniva qui a passare le sue ferie e soggiornava in quei 15-20 giorni che aveva tra i suoi amici. Ma lui particolarmente veniva qui per una suora, che lui la chiamava mamma, Suor Domenica, che ora non c'è più. E ora ha diradato un pochino queste sue visite, proprio perché gli manca quel punto di riferimento che era la suora, che era la sua mamma, perché anche lui non aveva nessuno. Quindi questo è il valore e l'idea della dignità dell'uomo che lui ha avuto da sempre, perché non erano, diciamo, quelle persone che tutti li volevano presentare, perché, come diceva il dottor Veneziani, che erano cenciosi, sudici, sporchi, irascibili, pieni di insetti, e lui li andava a raccogliere per le strade, e insieme a lui ci andavano le suore, e sapeste quante ne hanno dovute sopportare? Proprio dei pisciliesi.
che le insultavano, le calunniavano e a lui dicevano: anche i sacerdoti, i suoi confratelli, dicevano: tu c'hai la testa dura. E lui diceva: io c'ho la testa di fede e l'abbandono alla divina provvidenza. Ma era quella provvidenza poi che non era soltanto in derrate alimentari, ma era quella provvidenza che gli dava forza, coraggio, quella presenza di Dio dentro di sé e intorno a sé, che non si arrende di fronte alle difficoltà, di fronte ai pericoli. Lui va avanti. E quando un sacerdote, Don Luigi Doria, un suo fedele confratello amico, gli diceva: ma Don Pasquale, ma mi spieghi come fai ad avere tutta questa serenità? E lui diceva: io cammino con la provvidenza, seguo attraverso le vicende la sua volontà, cerco solo quello che Dio vuole. La sua fede è stata la sua strada maestra e l'abbandono alla divina provvidenza. Questo era Don Pasquale, è solo un balbettare di ciò che lui ha fatto. E poi sta sotto gli occhi di tutti, come c'era qui, Foggia, Potenza, una volta c'era anche Guidonia, Palestrina, per i sacerdoti, aveva pensato a tutto, aveva pensato, e il valore della donna, perché il fatto di questa idea che si ferma solo sul malato, no, perché anche per le suore lui ha mandato a quei tempi, intorno al 50, una suora, Suor Maurizia Tramontana, all'università, e si è laureata prima in farmacia, poi in psichiatria, con la specializzazione in criminologia. Purtroppo l'abbiamo persa troppo presto, per un male incurabile, ma come tutte le altre suore che lui ha mandato a formarsi, questa è dignità, ma anche perché voleva che l'assistenza che si dava ai pazienti non era una cosa da poco, ma era qualificata. E tutto questo che cosa ci dice se non per l'amore? Perché tutto è partito dal cuore di Dio. Che ci vogliamo credere o no, noi ci crediamo. Grazie, sono la presa.